Salve e bentornati su Viral Top Italia, il canale del mistero. Prima di incominciare, volevamo ricordarvi di dare like e commentare il video. Dopodiché, se non siete già iscritti, iscrivetevi al canale ed attivate la campana per gli aggiornamenti. Inoltre, se volete sostenere il canale in maniera diretta, c'è il tasto Super Grazie in basso al video. Chi segue da tempo il nostro canale, la settimana scorsa ha potuto assistere ad alcune live con protagonista il nostro Mr. Viral, il quale si è recato in indagine assieme al duo del MIB paranormale, in quella che a detta di molti risulta essere la casa più infestata d'Italia, Villa De Vecchi. Che lo sia o meno, nessuno può dirlo. Tocca attendere i risultati dell'indagine. Ed in attesa di ciò, vi chiediamo di mettervi comodi, perché in Viral Top torniamo a parlare delle case più infestate al mondo. Buona visione! Apriamo questo episodio con questa enorme e lussuosa dimora, ove qualche anno fa fu registrato uno dei video di apparizioni spettrali più studiati e terrificanti della storia. Si trova a Redlands, una delle contee più lussuose della California, e fu costruita su di un cimitero indigeno, operativa prima come manicomio e dopo come luogo di ritrovo per culti satanisti. Tutto inizia nel 1859, quando il dottor Ben Barton acquistò questo terreno per costruire la sua casa, senza preoccuparsi del fatto che in passato vi fosse stato un famoso cimitero indigeno. Il medico non badò agli avvertimenti che gli furono dati a riguardo e decise di realizzare i mattoni con cui costruì la casa con la terra estratta dal luogo e quindi con i resti umani che vi furono sepolti. Appena la casa gli fu consegnata, le sue due giovani figlie morirono improvvisamente senza una ragione apparente. E pochi giorni dopo, purtroppo, fu ritrovata morta anche sua moglie. Tutti pensarono che ciò accadde a causa della mancanza di rispetto verso quel luogo sacro. Successivamente, il dottore divenne una persona molto strana. Secondo la storia locale, egli iniziò a praticare rituali oscuri per invocare lo spirito dei parenti defunti. Si dice anche che a causa di questi riti abbia ucciso diversi senza tetto all'interno della sua casa. Il dottor Barton fu ritrovato morto all'interno della sua stanza da uno dei suoi dipendenti. La casa rimase vuota per diversi anni, ma nel 1920 lo Stato della California decise di riutilizzarla come istituto psichiatrico, divenendo nota come Terrence Springs Asylum. Nei suoi oltre 50 anni di attività, divenne famoso a causa del trattamento disumano riservato ai suoi pazienti. Nel periodo di attività, sia pazienti che lavoratori riportarono di aver assistito a diverse manifestazioni spettrali. All'inizio degli anni 70, il manicomio chiuse definitivamente i battenti e da allora è rimasto senza proprietario. Nonostante ciò, la casa non è mai stata abbandonata, perché a poco è diventata un luogo di ritrovo clandestino per i vari gruppi satanici che trovavano nella mansione la carica di energia necessaria per svolgere i loro oscuri rituali. Durante questi anni, la casa è stata visitata anche da seguaci del mondo paranormale e ricercatori specializzati in questo tipo di fenomeni, riferendo tutti che si tratta di un luogo terrificante. A quanto pare,
come hanno riportato, all'interno della casa si infrangono le leggi della fisica. Infatti, secondo le testimonianze, a volte vengono riportati oggetti sospesi in aria per diversi minuti. Tutti coloro che l'hanno visitata assicurano che all'interno si ha la sensazione di perdere la cognizione del tempo. La casa ha avuto il suo massimo momento di notorietà nel 2001, quando un gruppo di giovani riuscì a registrare in video diverse cose inquietanti, tra cui alcuni pezzi di carne, apparentemente umani, all'interno di un cerchio formato da pietre e dall'apparizione di un essere spettrale che ha cercato di attaccarli. Se avete voglia di vedere il video completo, trovate il link in descrizione. Questa casa fu commissionata e progettata da Robert Corbett, il quale, causa morte, non fu in grado di vedere terminato il suo magnifico lavoro. E non avendo discendenti, i suoi fratelli, Richard e Vincent, la ereditarono. Quando la costruzione della villa giunse al termine, Richard e Vincent iniziarono una disputa, ove ognuno dei quali affermava di diventarne l'unico proprietario. Richard poi ebbe la meglio, approfittando delle nuove leggi imposte da Re Giacomo I d'Inghilterra, accusando Vincent di essere un puritano, costringendolo a fuggire e a nascondersi nei boschi vicini, per paura di essere catturato. Per diversi mesi Vincent visse lontano dalla società, finché un giorno decise di tornare alla villa. Ma vedendo che suo fratello se n'era completamente impadronito e che aveva sposato la donna con la quale egli aveva sempre sognato di sposarsi, maledì la proprietà, assicurando che nessuno vi avrebbe potuto vivere in pace. Queste parole terrorizzarono così tanto Richard che lasciò la villa e proibì a tutti i suoi discendenti di abitarla. Ma Andrew, suo primogenito, disobbedì, venendo trovato morto dopo qualche tempo. Da allora questa proprietà rimase disabitata fino al XX secolo, quando andò tristemente in rovina senza una ragione apparente. Le poche rovine rimaste impressionano chiunque con il loro splendore e sebbene ancora oggi appartengano alla famiglia Corbett, la loro cura è affidata all'English Heritage Organization ed è considerata in Inghilterra come una costruzione di interesse storico. Ma ciò che le ha dato la fama è stato il gran numero di persone che affermano di vedere lo spettro di Vincent Corbett vagare da una parte all'altra, piangendo per non essere stato in grado di trovare il riposo eterno. Si dice che nell'anniversario della sua morte le sue grida si sentano a diversi chilometri di distanza e che in alcune occasioni attacchi furiosamente gli intrusi che entrano all'interno della sua dimora. Concludiamo il video di oggi con una delle case più famose e controverse del Messico. Tutto ebbe inizio nel 1982, quando Carlos Trejo si recò in una casa situata in Calle Canitas, con sua moglie Sofia, la sorella di lei Norma ed il fidanzato Emmanuel, ed i bambini Jorge e Luis. Si riunirono per contattare un ex fidanzato di Norma con l'aiuto della tavola Ouija. La sessione iniziò e tutti rimasero sbalorditi da ciò che stavano assistendo. E fu allora che Manuel, il ragazzo di Norma,
cadde improvvisamente a terra ed iniziò ad avere le convulsioni. Secondo quanto raccontato dai presenti, Emmanuel disse la frase: «Non mi potranno espellere da qui». Ed alla fine svenne. Da quella notte in casa iniziarono a verificarsi delle situazioni spiegabili, come l'avvistamento di una figura spettrale incappucciata. Nel corso del tempo le cose cominciarono a peggiorare e Carlos e Sofia furono costretti a cercare aiuto. Dapprima con una strega, che non ottenne nulla. Successivamente invitarono un prete a benedire la casa, ma tragicamente il prete scivolò giù per le scale e morì sul colpo, diventando così la prima vittima della casa, arrivando poi con il passare degli anni ad essere in totale 14 vittime. Carlos non vedeva altra opzione che invocare un demone, fare un patto con lui per poter espellere quegli spiriti dalla casa. Il demone accettò, ma a condizione che Carlos facesse conoscere il caso in tutto il mondo. Per questo motivo, egli decise di scrivere un libro che divenne presto molto popolare in Messico e in diversi paesi di lingua ispanica. Secondo Carlos, nelle sue indagini scoprì che la casa era stata costruita in quello che un tempo fungeva da cimitero per un ordine di monaci. Anche se per molte persone questo caso è falso, Carlos continua a garantire che tutto ciò che è narrato fosse reale. Durante questi anni, la casa è stata oggetto di numerose indagini paranormali e per molti si tratta di una delle case più infestate del Messico. Questo è tutto per ora, amici. Vi ringrazio molto per aver visto il video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana. Prego, lasciate un commento. Se volete, seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione. Abbiamo creato un gruppo su Facebook, entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.